Andiamo avanti con il prossimo dei nostri collegamenti. La posizione della Lega è abbastanza chiara, non considera prioritario una riforma del mercato del lavoro, soprattutto in una condizione del genere, di tanto anche non, a, diciamo, non colpevoli, ma comunque responsabili dell'attuale situazione. Tutta la classe dei sindacati e tutti coloro che attualmente hanno eretto delle barricate, come nella giornata di oggi, insieme anche ad alcune parti politiche, come ricordavamo. Non soltanto parte del Partito Democratico, perché poi è arrivata anche l'apertura da parte di Bersani, apertura ad un dialogo, ma magari da parte del leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, lo stesso Nichi Vendola, tra l'altro, che proprio pochi minuti fa ha dichiarato che sull'articolo 18 Sinistra Ecologia e Libertà è pronta a riprendere la lotta di classe. Quindi ha detto: se ci vengono a raccontare che per garantire i precari bisogna precarizzare i garantiti, vuol dire che noi, avendo sulla subita per 30 anni, la lotta di classe riprenderemo a farla. Anche se poi è abbastanza chiaro che la posizione magari è abbastanza diversa, cioè non vengono messi a rischio i lavoratori o coloro che allo stato attuale di cose hanno un contratto, ma si parla sempre di prospettive future. Chissà quale sarà la posizione, per esempio, di altri partiti politici, ossia dell'Italia dei Valori. Ne parliamo con la senatrice Patrizia Bugnano, capogruppo dell'Italia dei Valori in Commissione Industria ed esponente dell'Italia dei Valori in Commissione bicamerale di inchiesta su infortuni del lavoro e morti bianche. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito qui su 99.8 di Radio Yes. Grazie a voi dell'invito, grazie. Buonasera agli ascoltatori. Si parla di articolo 18, si parla di revisione, si parla di riforma e si parla soprattutto di posizioni molto diverse all'interno non soltanto del mondo politico, ma anche delle parti sociali. L'Italia dei Valori come si pone? Ma guardi, noi abbiamo espresso proprio in queste ore, in più occasioni, ad iniziare dal presidente Di Pietro in giù, il nostro pensiero rispetto a questo tema. Noi sostanzialmente pensiamo che pensare oggi all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori come una panacea di tutti i mali per rilanciare il nostro sistema economico e quindi rilanciare l'occupazione sia un discorso assolutamente ridicolo. E soprattutto farlo in questo momento, in questa situazione in cui ci troviamo, rischia di essere un discorso puramente ideologico e soprattutto privo di qualsiasi contatto con la realtà economica, industriale e lavorativa del nostro paese. Noi abbiamo detto che certamente va ripensato il nostro, come dire, il Mercato nostro del lavoro. sistema complessivo, esatto, del mercato del lavoro, perché oggi nel nostro paese abbiamo quasi 12 milioni di lavoratori che lavorano senza tutele e quindi è una situazione che non possiamo più procrastinare e che dobbiamo in qualche modo rivedere. Io penso per esempio per andare in questa direzione anche alla possibilità che al più presto si porti in aula un disegno di legge sulla concorrenza, si metta mano alle liberalizzazioni, che sono tutti comunque strumenti che a nostro parere possono aiutare ad un rilancio dell'occupazione. Però parlare oggi dell'articolo 18 serve solo a dividere e a contrapporre i lavoratori con i datori di lavoro, che non è questo il momento di farlo, non lo è mai, ma non lo è certo questo il momento più opportuno e soprattutto non serve. Ecco, non serve perché a suo avviso questo non andrebbe in qualche modo a rilanciare l'economia, cioè non potrebbe rientrare all'interno di tutte quelle prospettive di sviluppo che il governo dovrà necessariamente varare entro breve, ci auguriamo. Guardi, io intanto credo, l'ho sentito dire questa mattina e sono assolutamente d'accordo con lui, dal nostro responsabile welfare Maurizio Zipponi, non credo che esista in Italia un'azienda che è rimasta bloccata nello sviluppo dei suoi ordini, nelle possibilità di espandersi in mercati anche di tipo internazionale perché aveva l'articolo 18. D'altra parte, oggi proprio il vicepresidente di Confindustria, Bombassei, anche lui, seppur ovviamente poi con un'ottica di riforma del mercato del lavoro, magari diverso da quella che può essere quella dell'Italia dei Valori, però anche Bombassei oggi ha detto: non possiamo
relegare la questione della riforma del mercato del lavoro all'articolo 18. Sì. Quindi mi pare che come dire, questa un po' sia l'idem sentire di tutti, dai sindacati alla Confindustria, e quindi credo che l'articolo 18 iniziamo ad accantonarlo e lasciamolo lì com'è. Iniziamo a parlare seriamente di una riforma del mercato del lavoro e poi vedremo se quando sarà trovata una condivisione su questo tema si potrà anche riparlare dell'articolo 18, però l'articolo 18 non va assolutamente toccato in questo momento. Bene, senatrice, noi la ringraziamo molto della sua disponibilità, un buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Grazie alla senatrice Patrizia Bugnano dell'Italia dei Valori.